E ora parliamo di usura, nonostante l'allarme sull'aumento di questo fenomeno durante la pandemia, lanciato sia da analisti che da esperti e anche dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, in Basilicata, ma non solo, si registrano ancora poche denunce. Su questo particolare attenzione, Umberto Vallone ha intervistato il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, che ha lanciato un appello. A livello nazionale, particolarmente nel Mezzogiorno, c'è questo fenomeno che stride, da un lato la sensazione che il fenomeno ci sia per via della grave crisi di tante imprese, soprattutto piccole imprese, le stesse famiglie, anche la difficoltà di accesso al credito legale, mettiamo anche questo aspetto, dall'altro pochissime denunce. Come mai secondo lei c'è questo fenomeno? Le cause possono essere tante, io immagino anche la vergogna di chi si trova nella condizione di doversi rivolgere a un usuraio. Capisco che ci possa essere anche paura, perché l'usuraio ha forme di pressione, di minacce che ci possono incutere timore. Qual è l'appello che le vuole lanciare? Ma intanto, rivolgendosi alla prefettura, non si sbaglia, per due ragioni. Intanto perché abbiamo tutti i riferimenti, tutti i numeri di telefono e tutte le associazioni che sul territorio operano per affiancare e sostenere l'imprenditore che si trovi in questa situazione. E poi perché proprio in prefettura vanno presentate queste domande per accedere ai finanziamenti che lo Stato mette a disposizione degli imprenditori. Quindi abbia fiducia a chi si trova in questa situazione, che lo Stato non li abbandona, non li lascia solo, anche fornendo protezione.